Volevi, allora, un libro importante, perché hai scelto questo momento per uscire a raccontare tanti segreti, insomma? Sì, è un libro non di una vita, perché io ho solo 36 anni presto, ma sì, penso che è un buon regalo per i miei bambini, per tutti quelli giovani che qualche volta hanno dubbi nella vita, è perché sì, la vita è fatta così, di momenti difficili, e il più importante sarà, perché mi piace anche le parole di Nelson Mandela, che dice che in italiano un po' dietro, don't judge me by my success, but how many times I fall down and I got back up again. E questo per me è un leitmotiv, e mi fa sempre battagliare, sì, con grande determinazione, quando io sono davanti momenti difficili. C'è anche tante belle cose, non solo la difficoltà, ma fa parte della vita e della mia vita anche. Crederci sempre è stato il motto per vincere lo scudetto che avete appena vinto. Crederci ancora vuol dire provare a vincerne un altro e arrivare alla seconda stella? Sì, crederci sempre. Sempre, vuol dire anche ancora nel futuro. E sì, penso che se tu non credi, tu non puoi arrivare ai tuoi obiettivi. È una cosa basica di dire, ma è tanto vero. Vediamo quest'anno che vado a essere ancora più difficile, ma siamo pronti a battagliare per il scudetto. Senti, è la seconda stella. Hai creduto anche quando mancava un quarto d'ora alla fine del derby, con quei due gol, sei entrato nel cuore dei tifosi del Milan. Avete vinto lì, secondo te, il campionato? Dopo tu puoi dire così, ma penso che febbraio, dopo marzo, aprile, maio è lungo, ma sicuramente non l'abbiamo vinto, ma non l'abbiamo perso questa notte, no? E penso che è un punto, turning point, punto di svolta. Un grande punto di svolta questa sera, e anche per noi e per credere. Senti, Olivier, è arrivato Origi, ti chiedo, non vi siete ancora allenati perché lui sta svolgendo il suo programma personalizzato, ma ti chiedo come sono stati i primi colloqui, se avete parlato tra voi, sì. Avrai un compagno in più là davanti. Sì, certo, lui parla francese, io ho fatto il mio ruolo di Big Brother, if I can say, grande fratello, perché è molto importante di dare un buon benvenuto a tutti i giocatori, anche se vado a essere in competizione con lui, e ho sempre detto che la competizione è molto importante per essere forte, per imparare, per dare il massimo per giocare il weekend. Allora penso che una buona stimolo, ma è un buon un buon acquisto. Sì, giusto, rinforzo. Un buon rinforzo. Senti, invece, quanto sarebbe importante avere ancora Ibra? Sembra che rinnovi, sembra che voglia continuare a giocare anche per lo spogliatoio. Sì, certo,
Quando lui va a firmare, lui ha firmato già? No, ancora eh no, sì, no, allora, no. Ok, allora sì, io pago la cena a lui quando lui firma. Lo vorresti fare? Lo vorresti fare? Ti piacerebbe pagargli la cena, quindi? Eh sì, perché vogliamo che lui firma. No pressione sul Milan, ma no, lui è molto importante nel spogliatoio e ha ancora fame, è molto importante. E, sì, ho parlato tanto con lui con questa mentalità che tu hai bisogno di avere anche a 35, a 40, e lui ha la stessa volontà di vincere ancora 40 anni, allora l'aspettiamo. Olivier, guarda, sono arrivati anche Pogba, che è un tuo caro amico, e Lukaku. Dove? Al Milan? No, la Juventus. Pogba e Lukaku. Qual è la squadra che temi un po' di più per il prossimo campionato? No, come ho detto prima, la Juve e l'Inter sono magari le squadre le più che sono più rinforzate, e allora sì, vado a essere una battaglia feroce tra loro e noi. Olivier, due cose. La prima, sei vicino alla firma forse del rinnovo. Io? Così ho letto. Ho letto anche. Quanto ti piacerebbe finire la carriera qui nel Milan? Tu che hai girato grandi squadre, chiudere alla grandissima in un top club come il Milan. E poi un'altra cosa. No, sicuramente mi sento molto bene qua a Milan, sono molto felice, ma non voglio pensare troppo al futuro in avanti, ero stato sempre così. Io mi divertito tutti i giorni nel presente, allora il futuro vediamo, ma è sicuro che voglio essere. Voglio che i tifosi si ricordano di me come una buon giocatore e anche una buona persona, è il più importante. Invece la seconda cosa, ho letto il libro e mi sembra di capire un po' di amarezza da parte di tua moglie Jennifer, ed è questo uno stimolo che ti può portare a vincere un altro scudetto, perché non era lì alla festa. Alla festa a Reggio Emilia, e quindi può essere uno stimolo. Gli hai promesso la prossima volta lo vinciamo e ti porto. Eh sì, perché penso che l'ultima partita è a Milan, a sì. San Siro. Sì. È diverso. No, ma con i tuoi figli in campo, non so. Sì, no, ma il problema è che sì, quando tu vinci il scudetto. Il campionato fuori casa è difficile di organizzare anche in un piccolo stadio così, e hai visto dopo la partita la gente sul campo, allora era la buona decisione, è così, ma il giorno dopo siamo venuti qua per fare le foto, e io foto speciale con i bambini e con Jennifer. Grazie. Grazie, Olivia. Grazie. Grazie.